Parlando di che le cose sembrava che andassero in una determinata maniera, purtroppo sono stati fatti degli errori di valutazione e di conseguenza oggi sono a presentare il nuovo allenatore qui accanto a me, penso che qualcuno, tutti di voi l'abbiate già conosciuti. È Leonardo Menichini. Leonardo Menichini è stato un calciatore di lungo corso, ha fatto, tanto per dare un dato, oltre 200 gare in Serie A. Dopo si è messo a fare l'allenatore, stando per, mi corregga se sbaglio nei numeri, 12 anni insieme a Carletto. Sì, forse 14 anni. Con Carletto Mazzoni, dopo ha fatto l'allenatore sia a Lumezzane che a Catanzaro e ha chiuso a Grosseto. A Crotone. E quindi ha concluso fino all'anno scorso nel Grosseto. Quest'anno l'abbiamo noi, avrà un compito difficile perché si tratta che deve stare, appunto, deve fare solamente prima della fine del campionato solo 4 partite, quindi si dà molto da fare per arrivare a conoscere chi ha come giocatori, chi si trovano con noi, che saranno nella forma migliore, proprio per darci quelle soddisfazioni che in questi ultimi tempi purtroppo la tifoseria e tutti noi, la società compresa, pensava di avere qualcos'altro come risultati. Speriamo che arrivino fin da domenica, ne sono certo, e da domenica dopo sarà sicuramente 4 gare, sono difficili tutte, perché chi per un motivo, gli avversari, chi per un altro, penso che siano tutte guerre, noi le vinceremo. Il mister è un uomo di esperienza, come ho detto, è un uomo che adopera il bastone e la carota, quindi i giocatori dovrebbero tenere di conto di tutto questo, anche perché posso dire che è stato raggiunto un accordo, è quello che gli ho detto anche ai giocatori, perché qualcuno è del Pisa, anche l'anno prossimo qualcuno è il loro desiderio di rinnovare il contratto qui a Pisa, perché evidentemente ci stanno bene, però avendo fissato già, stabilito, comunque vadano le cose anche l'anno prossimo con mister Leonardo Menichini, devono impegnarsi, altrimenti non ci sarà niente da fare per il proseguo per questi giocatori. Io gli faccio un grosso in bocca al lupo, come ho già fatto ieri quando l'ho presentato ai ragazzi, e ora ve lo lascio così, tanto vi dirà qualcosa lui, e sto qui dopo per motivi di lavoro, bisogna che scappi. Posso fare una domanda? Prego. Brevissima. Prego. Se con sincerità dentro di te avevi meditato l'esonero di Francesco Cozza già dopo la sconfitta di Ascoli. Sì, è vero, l'avevo già meditata, però dopo sono stato un incrocio di incontri, telefonate, è venuto fuori di attendere. È vero, grazie. Scusi, solo con Menichini l'accordo è fino a giugno del prossimo anno? Sì. Giugno 2015? Sì, signore. A voi.
voi, mister, a disposizione. Scusate, passiamo avanti. Va bene così. Poi c'è più. Ben trovato, buongiorno a tutti. Massimo, buongiorno. Sì, lo conosco, Massimo, conosco, ho sentito anche a volte qualche radio che mi ha chiamato, non vi conosco tutti, ci sarà modo e maniera per conoscersi. Una cosa è certa, dobbiamo tutti quanti remare nella stessa direzione. Conosco Pisa come ambiente, una città importante, la testimonianza l'abbiamo avuta anche adesso, qualche minuto fa. Siamo andati in Piazza dei Miracoli, uno spettacolo della cultura, città importante, società importante, tifoseria importante. Chiaramente la stampa è una stampa importante, anche esigente. E io sono qui, non vengo a vendere fumo o a fare delle battute a effetto, che poi io dico sempre, lo dico anche ai giocatori, perché quello che dico a volte alla stampa lo dico ai giocatori, le battute sono come boomerang, passatemi, dovrei usare un'espressione un po' più forte, tornano sempre al mittente. Non sono abituato a vendere fumo, vengo qui, lavoro con grande entusiasmo, non vengo a fare la primavera, a anticipare la primavera, Tirreni, al mare, Marina di Pisa o quello che è, vengo per lavorare, perché credo in questa società e credo soprattutto in questa squadra. Io ho visto giocare 3-4 volte perché, come sapete, ho i genitori, sono nativo di Ponzacco, ho i genitori, ho la sorella e i nipoti che stanno qui a Ponzacco. Quando vengo a trovare mia madre e mio padre, che sono ancora vivi, anche se hanno qualche problema di salute, ne approfitto per vedere chi c'è vicino. Magari vado a vedere l'Empoli al sabato, vado a vedere la B, poi vado a vedere il Ponte dei Ranci o il Pisa, a seconda del calendario, quello che c'è da vedere. Sicché ho visto il Pisa diverse volte, e io credo che questa squadra abbia delle potenzialità importanti. E questo che dico a voi l'ho detto anche ai giocatori. Sono qui non per soldi, sono qui perché credo in questa squadra, credo di poter far bene. E mi adopererò al massimo affinché questo possa avvenire. Quindi i giocatori sanno già che con me non c'è né figli né figliastri, non c'è né curriculum, non c'è né... Guardo il giornaliero, il quotidiano, quello che vedo sul campo, quello che secondo il mio modo di pensare calcio, di vedere calcio e di fare calcio, cerco giocatori che sono adatti al mio sistema di gioco, che voi chiaramente, conoscendovi, vorreste sapere qual è il mio sistema di gioco, che però devo ancora vedere bene determinate situazioni per conoscere sempre al meglio questa squadra. Sto vedendo dei DVD di giocatori che hanno giocato meno, sempre per avere una conoscenza maggiore e di sbagliare il meno possibile, ma sia ben chiaro, l'allenatore deve decidere prima, a volte sbaglia, o se non sbaglia a volte non la indovina. Voi, i tifosi e tutti quanti, chiaramente dopo la partita, giustamente siete pagati per fare la critica, giustamente fate una critica. Quello che vi chiedo è che fate una critica costruttiva e non per partito preso o per simpatie nei confronti di un giocatore o dell'altro. Io guardo l'interesse generale. Il mio interesse generale è quello della mia società e della proprietà qui rappresentata dal presidente Battini, è quella di portare questa società più alto possibile. Innanzitutto cerchiamo di conquistare questi playoff matematici e poi dopo ci divertiamo e poi dopo andiamo a fare la guerra su tutti i campi e da tutte le parti. E quindi chiedo questa collaborazione a voi affinché al pubblico stesso, che è un grande pubblico, conosco, un altro pubblico esigente, però un pubblico attaccato alla squadra che vuole il bene della squadra. Io che sono, diciamo, a capo di questo manipolo di ragazzi, che sono dei ragazzi, torno a ripetere, interessanti, cercherò di tirare fuori il meglio, cercherò di creare un gioco affinché loro possano avere la possibilità di esprimersi al meglio. Come è stato il confronto con i giocatori? Cosa hai percepito? È percepito, chiaramente c'è da lavorare un po' sull'autostima. Quest'ultima partita di Grosseto è stata un po', diciamo, pesante sotto il profilo della prestazione e del punteggio.
E chiaramente anche loro fanno i conti, vedono questa classifica, insomma, da dietro le avversarie stanno avvicinandosi, e quindi hanno un minimo di attenzione e di preoccupazione. Però io gli ho detto di guardare solo a noi stessi. Noi cerchiamo di ottenere di partita in partita il massimo. Poi, se a fine partita, dopo aver dato il massimo, dopo aver dato tutto quello che abbiamo, l'avversario si dimostra più bravo di noi, siccome è lo sport, siamo pronti a stringere la mano all'avversario se si è dimostrato più bravo. Ma prima ce la giochiamo tutta e combattiamo su ogni palla fino all'ultimo secondo. Tatticamente come giochi? Tatticamente, te l'ho detto, fammi vedere un attimo. Io nella mia carriera ho fatto di tutto. Ho una grande esperienza, come sapete, ho lavorato con Carletto Mazzone, ho vinto il campionato a Lumezzane, ho vinto la Coppa Italia a Lumezzane di C, ho lanciato tantissimi giocatori che adesso sono in Serie A, uno per tutti Emerson che sta a Livorno, che l'ho avuto a Lumezzane, ma tanti altri, potrei citarne tantissimi, Florenzi l'ho avuto io a Crotone, è tornato alla Roma, è un giocatore importante, mi piace lavorare con i giovani, però essere giovani non è un valore assoluto. Se sei giovane e bravo va bene, se sei giovane e meno bravo devi aspettare di migliorarti e di essere alla stessa situazione. Buongiorno e benvenuto a Pisa. Grazie. Tanti anni al fianco di Carletto Mazzone, penso e speriamo che abbia un po' acquisito quella grinta proverbiale, quella determinazione, perché a questa squadra sembra negli ultimi tempi mancare un po' anche l'anima, che si può perdere in tanti modi, ma per esempio l'ultima sconfitta di Grosseto ha dato questa impressione che a questi ragazzi bisogna trasmettere un po' di grinta, un po' di determinazione. Sicuramente sì, però c'è da dire che io ho visto la squadra con il Benevento, che ha fatto un'ottima partita, anche se dopo ha pareggiato la fine. Era la prima volta che si faceva recuperare. Poi ha fatto un'altra grande partita col Perugia, e l'ho vista, e Perugia è secondo in classifica. Quindi questa squadra chiaramente deve trovare una continuità e un equilibrio, perché bastava poco per questa squadra avere dei punti in più, che in questo momento magari io forse non ero qui, la società e voi tifosi e voi stampa fareste altri discorsi. Io torno a ripetere, credo che questa squadra sia una squadra che ha delle potenzialità importanti, deve trovare un equilibrio, deve trovare una convinzione nei propri mezzi. E io chiaramente cercherò di inculcare questo, anche se c'è poco tempo, cerchiamo innanzitutto, io mi sono prefisso questo obiettivo, innanzitutto cercare di battere questo prato che è fondamentale per l'ambiente, per i punti, per tutti quanti. Poi fare una grande partita a Salerno, poi c'è la sosta, c'è una sosta lunga perché come sapete abbiamo il riposo e abbiamo... c'è Pasqua, 20 giorni, esatto, e lì c'è modo di lavorare, anche di conoscere meglio la squadra. Io non ho molto tempo, però conosco la squadra, voglio subito, da subito incidere e cercare di ottenere subito dei risultati, che in questo momento è quello che conta. Ecco perché a voi chiedo un attimo di pazienza, perché nessuno può da un momento all'altro. Perché questi ragazzi passano dall'inizio della stagione con Pagliari, che io conosco e stimo come un bravo allenatore. Poi sono passati a Cozza, che io tra l'altro ho allenato con Carletto Mazzone a Cagliari, un amico a cui saluto e cui gli auguro tutto il bene possibile nel futuro. E quindi cambiare tre allenatori con tre idee diverse, ognuno porta dei suoi concetti, capito? Io cercherò di portare delle idee chiare, semplici, dei concetti semplici, ma non tanti concetti, perché altrimenti, dicevo prima con l'amico avvocato Bargagna, dicevo prima, se no è come a scuola, no? A scuola che succede? Avete capito tutti? Sì, tutti fanno con la testa così, dopo quando il professore dice, me lo ripeti un attimo, stanno in confusione. Concetti chiari, precisi. Alla base di tutto però, come dice lei, dobbiamo tirare fuori gli attributi, perché siamo il Pisa è una realtà importante, ha dei trascorsi importanti. Io qua sono venuto a giocare in Serie A quando c'era Romeo Anconetani, quando c'era Berglen, quando c'era Kiff. E quindi capisco che la tifoseria, voi tutti siete abituati a certi palcoscenici, a certi incontri, a certe partite. Quello che posso promettere io, questo impegno, è di riportare, spero, quanto prima il Pisa
nelle categorie che gli competono. Fare playoff è differente secondo lei da quinti, come siamo stati praticamente sempre, anche quarti, anche terzi, ma insomma ultimamente eravamo quinti, la sconfitta di Grosseto ci ha fatto scivolare al sesto posto. Bisogna, è importante arrivarci bene, al di là che la prima si giochi in casa, che secondo me è importante, oppure in trasferta, qual è il suo pensiero anche su questa posizione finale, mettendo in atto che sicuramente il Pisa disputerà i playoff? Beh, è palese che più in alto si arriva in classifica, più ci sono dei vantaggi. Uno l'ha detto lei, la possibilità di giocare la partita in casa è fondamentale, pubblico importante, i ragazzi sentono il calore, credo che in casa hanno sempre fatto ottime prestazioni. Però, qui torno al discorso che facevo prima, l'importante innanzitutto è garantirsi il posto nel playoff, che ne abbiamo la possibilità e i mezzi, e chiaramente poi cercheremo di arrivare più in alto possibile per poter avere questi vantaggi di giocare in casa. Battere il Prato potrebbe voler dire quasi sicuramente essere dentro i playoff. Sì, e noi sappiamo questo, appunto domenica ci vuole un attimo di pazienza, perché il Prato, sono andato con il presidente domenica a vedere Prato-Lecce, è stata una partita diciamo un po' falsata dagli episodi, perché Prato poi ha avuto 3 espulsi, rigore e espulsione, come sapete c'è questa regola che noi allenatori nessuno condivide, però nessuno la vuole cambiare, e quindi la partita è stata un po' falsata, ma il Prato sicuramente verrà a giocarsi la pelle, a giocarsi le ultime speranze, e noi dobbiamo essere pronti a fare una prestazione gagliarda, tosta, aggressiva, e poi giocare per i valori tecnici che abbiamo. La prima telefonata che hai ricevuto dopo che hanno saputo che venivi a Pisa, da chi l'ha ricevuto? Per venire a Pisa? No, da quando è uscita la notizia, medichina del dottore del Pisa. L'ho ricevuta la prima telefonata. Da te l'ho ricevuta. No. Da chi l'hai ricevuta? Dal presidente. Se no, io dicevo un'altra cosa. Cosa? No, tanti amici, collaboratori. Di fuori, la famiglia, chiamato, chi è che ti ha chiamato per primo? Non mi ricordo, perché mi ha chiamato tutta Italia, tra procuratori, amici, direttori sportivi, mi ha chiamato un sacco di gente, perché tanto che sono nell'ambiente conosco tantissima gente, ho un messaggio, ho telefonato, adesso di da prima tra l'altro tra le telefonate c'è stata anche la tua, che ti conosco da tanto tempo, quindi non penso che c'è da nascondere. Pensa di recuperare molti dei giocatori che erano assenti nell'ultima settimana? I giocatori oggi so che c'è l'ecografia di Mingazzini e di Parfait per vedere se possono essere a disposizione, reintegrati nel gruppo, perché ieri hanno lavorato con lavoro differenziato, devo sentire i medici, oggi vado al campo, cosa mi dicono. Poi c'è Crescenzi che, come sapete, mi dispiace perché è un ottimo giocatore, forse ha finito il campionato, mi auguro di no, però ecco, questi sono un po'... Fasuli che torna a disposizione. Esatto. Martella? Martella ieri si è allenato tranquillamente, insomma, sembra che sta bene, poi ci sarà insomma questi giorni da prendere sempre più conoscenza con la squadra, e domenica e giovedì poi facciamo questa amichevole, come sapete, a Cascina. Ma ve lo dico già prima, non è che la squadra che gioca a Cascina sarà quella che gioca domenica. Faccio delle prove, voglio rendermi conto, voglio cercare di sbagliare il meno possibile, perché voglio mettere in campo gente che ha gamba, che ha entusiasmo e che ha condizione atletica, perché l'entusiasmo e l'impegno penso che non sono mai mancati. A volte io sono stato giocatore, volevo spaccare il mondo, volevo dare tutto, però per un motivo o per l'altro a volte non si riesce. Ecco perché anche la prestazione di Grosseto a volte può succedere questo. Tendenzialmente preferisci la difesa a 3 o a 4? Io gli ultimi anni ho giocato sempre con la difesa a 4. A Crotone sempre con la difesa a 4, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-2-3-1. A Grosseto, che era una squadra che prendeva gol, sono partito col 4-4-2, poi sono passato al 3-5-2 o 3-4-3.
Tocca rendersi conto anche in base alle caratteristiche dell'avversario, in base ai giocatori che vuoi per infortuni, vuoi per squalifico a disposizione, di cercare di mettere questi ragazzi nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. C'è qualche giocatore che l'ha colpita in maniera particolare? Ma ripeto, conosco i giocatori, ieri si è fatto un allenamento, abbiamo fatto delle partite, abbiamo fatto per vedere, perché li voglio conoscere sempre meglio, fare dei nomi. Diciamo che nel Pisa c'è dei giocatori che hanno un passato, hanno fatto anche categorie superiori, ci sono dei giovani interessantissimi e sta a me miscelare questo mix giovani-anziani affinché insomma si possa mettere in campo una squadra competitiva che abbia voglia ed entusiasmo per poter trascinare questa gente, perché ho l'impressione che questa gente, questi tifosi, non vedano l'ora di avere una squadra che possa, dove loro possono identificarsi in un comportamento garibaldino, battagliero, dove hanno bisogno di essere trascinati, ma sicuramente se noi gli diamo l'input loro trascineranno noi. Questo è il messaggio che io ho dato alla mia squadra, ai miei ragazzi, voglio che succeda questo. Poi, oltre a questo, per rispondere, ho detto nome, scusami, Aldo, sì, per rispondere Aldo, dopo la grinta non basta. Non basta, perché con la grinta, se no tutti la grinta metta tutti, dopo ci vuole la qualità. Chiaro, l'entusiasmo, la grinta, la voglia di soffrire è importante, dopo però quando abbiamo la palla dice mister che dobbiamo fare? La grinta quando ce l'hanno gli altri per togliergli la palla. Dopo quando ce l'abbiamo noi dice mister che facciamo con questa palla? La grinta no, dopo serve delle idee chiare, degli schemi semplici, perché le cose difficili nel calcio essere semplici e fare quello che il giocatore è portato a fare. Se quello c'ha l'uno contro uno lo deve fare, perché sa saltare l'uomo, il miglior schema di tutti sapete qual è? L'uno contro uno, perché saltare l'uomo già mette la squadra in condizioni di superiorità numerica. Quindi chi ha queste caratteristiche negli ultimi 30 metri ho piacere che faccia l'uno contro uno. Chiaramente per 70 metri si deve giocare in collettivo, fatto di passaggi, di gioco semplice, di collettivo, di aiutarsi l'uno con l'altro e soprattutto di muoversi senza palla. Nell'uno contro uno ce l'ha un giocatore in questa rosa che è senz'altro bravo in questa tattica, che è Beppe Giovinco, il quale insomma si è visto poco, forse neanche per tutte le responsabilità sue, ma insomma in parte anche per responsabilità sue. Sì, Beppe Giovinco ha queste caratteristiche, ma ci sono anche gli altri giocatori veloci, Napoli è un altro di questi che magari nel dribbling può essere diverso, però c'ha questo spunto in velocità che si allunga la palla, prenderlo non è facile. Ho visto le ultime partite che ha fatto, è stato sempre un grande protagonista, ma io mi aspetto, non voglio far nomi, mi aspetto tanto da tutti. Sta a me capire chi è nelle migliori condizioni per giocare la partita di domenica col Prato, poi a Salerno sarà un'altra partita, poi come abbiamo detto c'è la sosta e poi vedremo. Io sono qui, l'ho detto ai ragazzi, quello che dico a voi l'ho detto ai miei giocatori, cercherò appunto di sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti, non è importante giocare tutte le partite, l'importante e fare 25, 26, 28 partite, 30, 18, quello che è, e raggiungere il risultato per cui la società ha investito e l'allenatore anche. Non è importante essere, perché in un campionato difficile come quello italiano non è facile rimanere sempre in forma per tutto il campionato. Ci sono dei momenti di flessione dove l'allenatore, senza avercela con nessuno, il giocatore deve capire che in questo momento c'è un compagno che può dare qualcosa di più al collettivo, alla squadra. Si accomoda un attimo in panchina, magari subentra e può essere determinante lo stesso, oppure sta fuori qualche settimana e poi rientra a dare il suo contributo. Non ci deve essere musi lunghi, ma ci deve essere questo essere squadra, questo essere collettivo, questo è creare qualcosa di importante per il gruppo, per la squadra, per la società. Posto? Grazie a tutti. Grazie.